Eccoci, eccoci, abbiamo stabilito il collegamento anche con i nostri Andrea Angileri e Carmine Abate, perché appunto abbiamo fatto la pausa musicale apposta e quindi li salutiamo. Benvenuti ragazzi al Club dei Football. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ciao grandissimi. Allora, è inutile dirvi come state perché insomma condivido le vostre emozioni a livello calcistico con il momento dell'Inter, però comunque io innanzitutto vorrei chiedervi, partiamo prima da Carmine, quello che riguarda un pochino il momento delle coppe. Parliamo un po' di Champions, Carmine, perché entriamo nell'ottica che insomma Juventus e Napoli, caspita, si sono qualificate, ma non come... così tanto per dire, ma come prime. Sì, infatti una mi sentite? Sì, noi ti sentiamo benissimo. No, perché non
Ok, no, infatti sinceramente non mi aspettavo che si qualificassero entrambe come prime. Ovvio, la Juventus forse c'era da aspettarselo, mentre il Napoli non pensavo che Sarri al debutto in Champions fosse all'esistere una squadra già pronta, complice anche l'infortunio di Milik. Quindi sono contento che almeno dal punto di vista della Champions le due squadre italiane in gara possono affrontare gli attori da prime, anche se non so questo quanto sia poi andato a favore di Napoli e Juve, visto le seconde e le possibili avversarie. Quindi forse quest'anno era preferibile per solamente arrivare seconde. Comunque credo che comunque sia un risultato positivo per il calcio italiano, al netto del fatto che le seconde, ricordiamolo, le più difficili da incontrare possono essere Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City. Quindi non so quanto sia convenuto, comunque ci teniamo questi due primi posti. Senti Andrea, invece poi lascio la parola qui al salottino, perché stasera appunto abbiamo parlato tanto di derby, ma comunque ci sono, è periodo di derby perché poi c'è Torino-Juve adesso questo fine settimana. Però ti volevo chiedere in particolare dell'Europa League, perché comunque adesso il Sassuolo, l'Inter sono uscite, però la Fiorentina si è qualificata per prima, la Roma per prima. Insomma, a parte la grande delusione per l'Inter, e il Sassuolo ce l'aspettavamo, secondo te come sta procedendo questa Europa League? Guarda, secondo me, cioè, è come più o meno come tutti gli anni, perché comunque i gironi di Europa League alla fine sono semplici da passare e su quello non ci sono problemi. Quest'anno è stata un'eccezione, anche perché noi siamo l'eccezione, l'Inter è un'eccezione. È pazza, lo sappiamo, e quindi purtroppo dobbiamo subirci anche queste cose. Comunque sì, le squadre diciamo più difficili che possono capitare ai sedicesimi di finale sicuramente sono il Manchester United e il Villarreal, che sono passate come seconde, quindi ovviamente quelle. Poi ricordiamo che la Roma ricordiamo un 7-1 con il Manchester, quindi magari ci potrebbe essere una rivincita da parte dei giallorossi, sarebbe una bella cosa. Però ovviamente queste sono le due squadre che le più forti a livello diciamo di giocatori. Poi sappiamo che il Manchester ha difficoltà in campionato e quindi non è il Manchester degli anni passati. Ovviamente, se posso aggiungere una cosa che ha detto a quello che ha detto Carmine, è singolare come il Napoli sia passato quest'anno con 11 punti come primo e qualche anno fa non passò con 12 punti. Esatto, sì, è vero, questa è una bella osservazione. È vero. Non mi sbaglio, è la prima volta che una squadra passi come prima con 11 punti. E quindi questo è diciamo un dato molto molto singolare, a dimostrare che quelle qualche anno fa fu davvero sfortunato il Napoli a non passare quel signor girone, perché quello era un signor girone. Mi ricordo che l'anno del triplette, ma l'Inter quell'anno non passò per primo, no? Mi ricordavo che non fecimo neanche noi tanti punti. No, passò come secondo, sì. Sì, però passo come secondo, sì, è vero, forse la prima volta, sì. Sì. Moro, hai qualche notizia, qualche news dell'ultima ora sulle squadre, diciamo, parliamo un po' un attimo con Carmine, sulle squadre impegnate proprio in Champions, Juve, Napoli? Ma no, guarda, aggiornamenti non è che ce ne siano. Volevo sapere, ecco, cosa ne pensa dell'Italia in Champions, se possono fare la differenza, se come vedi anche il loro cammino sia in Champions che in campionato, se può in qualche modo rallentare, se possono tenere il passo, se hanno la rosa adatta. Ricordiamo che poi ci sarà anche la Coppa Italia, che è un trofeo che sta interessando sempre di più comunque alle squadre. Ma credo che questo sia un problema che riguardi più da vicino il Napoli che la Juventus. Perché la Juve ovviamente sappiamo di che rosa dispone, quindi credo che sia più preparata a gestire i vari impegni
il doppio impegno. Il Napoli credo che possa riscontrare più difficoltà andando avanti in Champions. Credo che la Juve abbia 15 squadre, quindi non fermo restando che la Champions è il primo obiettivo, ma man mano sta cominciando già a mettere una distanza tra sé e gli avversari in campionato, quindi credo che continuerà a gestire il campionato con fior fior di riserve. Adesso con il rientro di Dybala si alterneranno in modo diciamo più cioè in modo accelerato in attacco, quindi credo che la Juve saprà gestire bene gli sforzi fisici e soprattutto mentali che la Champions richiede. Il Napoli invece, sul Napoli mettere un grande punto di domanda, perché non so quanto l'impegno della Champions sia probante per gli uomini di Sarri, è per l'abitudine a gestire questi tipi di impegni, è per la rosa non certo larghissima. Credo che debba intervenire anche sul mercato di gennaio, se vorrà non sfigurare ovviamente lì in campionato né in Champions. Quindi tra le due vedo più sfavorita in questo senso il Napoli. Fabrizio, una domanda invece, abbiamo in studio qua il nostro ospite stasera, è Fabrizio Caputo, che è venuto a presentare, poi dopo lo ripresenterà ancora la nuova stagione di Condominio Roma Futura. È una domanda ai nostri due ragazzi, più che altro partiamo da Andrea. Vedi un po', una domanda magari sull'Europa League, sulla Roma, come è andata? Vabbè, sicuramente, secondo me, vedendola da un punto di vista... Non da tifoso, assolutamente, però diciamo non è meglio il Napoli, secondo me non è prontissima per questi gironi della Champions, cioè secondo me non può affrontare questo cammino senza perdere sicuramente punti in campionato o appunto la Coppa Italia. Insomma, io direi che lui prima ha citato appunto il triplete dell'Inter, cioè ci deve avere una formazione, che appunto è all'altezza di fare una cosa del genere. Quindi io comunque voglio dare in bocca al lupo al Napoli, insomma, sperando che arrivi a un buon punto, insomma. E per quanto riguarda l'Europa League, ecco, appunto la Roma c'ha buone opportunità, l'Inter è stata sfortunata, ma quello che voglio chiedere, appunto, perché sono tifosi dell'Inter, volevo sapere, ma secondo voi è stata un po' una tattica quella dell'Inter di uscire dall'Europa League, anche visto l'andazzo del campionato? Cioè è stato più un va bene, vogliamo uscire, o è proprio che all'Inter mancano i giocatori? Perché anche mancando i giocatori all'Inter, cioè comunque diciamo che è più un monologo, cioè, questa domanda, sì, cioè, no? un monologo applauso, come è possibile che comunque una squadra come l'Inter, che ok, applauso che Fabrizio, che quest'anno non va benissimo, vabbè, allora la domanda è non è che l'Inter è uscito, vi rappresentate in questo pensiero filosofico delle ore 23:20, ragazzi, di Fabrizio Caputo? Non credo, guarda, partiamo da Carmine. Vai. Allora, non credo sia una questione. Aspettate, partiamo da Carmine. Partiamo da Carmine. Vai, Carmine. Non credo sia una questione di giocatori. Credo che sia una questione proprio di approccio alla competizione. Infatti, ne